Allora, brevissimo, brevissimo, brevissimo video, come avrete letto nel titolo, parliamo del Pedroni Mix 03 Cuba. Facciamo partire la sigla e ci vediamo qua. Allora, di che parliamo? Di questo sigaro qui, ve lo avvicino perché magari lo riesce a mettere a fuoco. È uno smacchinato prodotto in Repubblica Dominicana, da quello che ho letto, per la manifattura sigaro toscano. E diciamo che durante l'arco della fumata, se si consuma abbastanza bene il sigaro, ha un grossissimo difetto, che è quello di lasciare pezzettini di tabacco in bocca ed è, ragazzi, è una cosa fastidiosissima perché lo fa dall'inizio alla fine, quindi appena proprio lo inumidiamo leggermente con le labbra inizia a perdere pezzettini. L'altro problema è che quasi sicuramente la fascia esterna è un Kentucky, ma la ripieno non ci è dato saperlo, ma proprio non abbiamo nessun tipo di dettaglio e da quello che ho capito è un aromatizzato al mojito, può essere al piña colada, non lo so. Io ho trovato che esisteva qualche tempo fa un sigaro della stessa linea della Pedroni fatto con l'aromatizzazione piña colada. Ma andiamo avanti, vi facciamo un piccolo stacco e riprendiamo subito. Eccoci qui, praticamente il difetto principale di questo sigaro è quello di non farti sentire in nessun modo, in alcun modo, i gusti e gli aromi di quelli che sono del sigaro. Praticamente l'aromatizzazione sovrasta in maniera quasi totale il gusto della fumata, e sia nella parte aromatica si sentiranno questi sentori di menta, diciamo grosso modo, e lime, che sovrastano in maniera predominante. Perché ho voluto fumare questo sigaro? Questo perché mi volevo riallacciare in qualche modo al discorso che faceva il buon Simone Squeo, nel quale lui sottolineava che noi dobbiamo sempre e comunque tenere in considerazione quello che è il rapporto qualità-prezzo. Sì, in sostanza sì, e io sono sempre stato propenso a capire in che fetta di mercato si inserisca un determinato prodotto per poterlo giudicare appieno. Però questo non prescinde dal fatto che se un prodotto non è buono, come in questo caso, ragazzi, cioè 3,30 euro, sì, ok, però non è un buon prodotto, a meno che non volete fumare menta, allora lo comprate, sa di lime e menta. Però sappiate che non è un sigaro, cioè è tutto tranne che un sigaro. Per chi piace queste cose, benissimo, le fuma ed è consapevole di quello che sta facendo. Mentre per chi è un amante del toscano, o comunque del sigaro in generale, sappia che qui i sentori e i gusti del sigaro classico non si sentono, non ci sono, cioè è tutto sovrastato da questa sovrabbondanza di aromatizzazione che non lascia proprio scampo. In più mettete questi, come dicevo all'inizio, mettete questi difetti di costruzione, ne praticamente ne inficia la fumata e il risultato finale. In compenso una fumata veloce e fresca per queste giornate estive, per chi lo vuole fare, però ragazzi, cioè, rivolgetevi ad altri prodotti se volete delle fumate fresche. L'aromatizzato, non lo so, da quando ho smesso di fumarlo non mi ha più convinto. Questo l'ho preso perché ho detto lo voglio provare per fare un esperimento, giusto per riallacciarmi, come dicevo, al discorso che faceva Simone Squeo. In particolar modo il fatto, come dicevo, che il gusto e gli aromi devono essere la parte predominante nella fumata. In questo caso, se qualcosa inficia nella fumata, soprattutto se non dà quelli che sono i sentori particolari del sigaro, è inutile pure starne qui a discutere. Ma bando alle ciance, andiamo alla conclusione. 3,30 euro per questo sigaro, secondo me, teneteveli da parte, mettetene altrettanti e vi comprate un buon sigaro di qualità, anche di una fascia medio-bassa. Ci vediamo al prossimo video con un altro sigaro, molto probabilmente, perché vi voglio parlare se riuscirò del cacciatore. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.